living on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the one. L'hanno migliorata, non l'hanno cambiata. La regina dei SUV, il nuovo Range Rover, si propone con una veste completamente nuova, ancora più lussuosa, ancora più sontuosa, mantenendo inalterato però lo stile delle tre generazioni che l'hanno preceduta. È l'unica sport utility al mondo ad essere realizzata su una struttura completamente in alluminio. Si parla di ben 420 kg in meno tra l'attuale TDV6 e la precedente TDV8 di pari prestazioni. Naturalmente anche le emissioni nocive sono diminuite, che sono di soli 196 grammi al chilometro. Dal punto di vista stilistico, a risaltare sono i nuovissimi gruppi ottici anteriori, dalla linea caratteristica, dotati naturalmente della funzione xeno e bixeno e delle luci diurne. Un'altra caratteristica della nuova Range Rover è la funzione soft close della chiusura della portiera. Guardate, basta un tocco e si chiude da sola. Sempre in tema di funzionalità e praticità, vi è l'apertura sdoppiata del portellone, che, come la tradizione Range Rover, può sopportare fino al peso di due persone. A bordo dominano lusso e raffinatezza e spiccano la qualità degli assemblaggi e la scelta dei materiali. Tra i numerosi contenuti elettronici spiccano il raffinato impianto multimediale Meridian, disponibile in tre diversi livelli di potenza fino a 1700 watt, il quadro strumenti, costituito da un unico grande schermo TFT, ed il display centrale da 8 pollici touchscreen, dotato della funzione Dual View. Mentre il conducente segue la rotta indicata dal navigatore satellitare, il passeggero può, sullo stesso schermo, godersi un film utilizzando le apposite cuffie audio wireless. Il vero ponte di comando della vettura è però nel tunnel centrale, dove vi sono i comandi delle sospensioni pneumatiche, il sistema HDC e soprattutto del Terrain Response. Il Terrain Response presenta la modalità auto, che si avvale di sofisticati sistemi intelligenti che analizzano le condizioni di marcia del veicolo per selezionare automaticamente il programma più adatto. 5 sono le opzioni disponibili: guida generica, erba, ghiaia, neve, sabbia, fango, solchi e roccia. Ognuno di questi programmi esegue le regolazioni del motore, della trasmissione, del differenziale centrale e dei sistemi di controllo della trazione più idonei alle effettive condizioni del terreno, ottimizzando così guidabilità e trazione. A questo proposito vale la pena di parlare delle sospensioni pneumatiche. Attraverso il selettore che vi è nella plancia è possibile rialzare l'assetto della macchina fino a più 145 mm in modalità rocce. Tramite invece le sospensioni ad aria è possibile ribassare l'assetto della macchina. Ciò avviene automaticamente alle alte velocità per favorire la stabilità e l'aerodinamica, ma può essere anche fatto manualmente ad autoferma per facilitare le operazioni di carico. Il Range Rover, poi, può contare su angoli caratteristici decisamente favorevoli: 4,5 gradi di attacco, 28,3 di dosso e 29,5 di uscita. In caso di guado, una vettura off-road deve saper proteggere gli organi meccanici. Per questo, gli ingegneri Land Rover hanno messo a punto le nuove prese d'aria Queen Mary, ubicate nel cofano motore, una specie di snorkel nascosto, che consentono una profondità di guado record di 900 mm. Il nome Queen Mary non è casuale, in quanto il design si ispira ai fumaioli del celeberrimo transatlantico inglese. La nuova Range Rover, gusto, stile e raffinatezza, davvero in sintonia con il luogo in cui siamo oggi, il Golf Club di Tolcinasco.